tutti. Eh? Sono entrato nel laccio, quello lo sciopato. Quello tutti pazzi. Ci sei? Aspetta, ti invito. Vediamo che succede. Sei già in live? Quello sì, sono già in live. Questo si chiama Ciao! Barigellona. Tiziano. Dovremmo fare penso andata e ritorno, faremo due partite, penso, adesso vediamo. Allora, andiamo questo. Eh no, c'è la leggenda, no. No, no. Minchia, questa la squadra se l'ha fatto Guardiola, Roberto Carlos. Ma No, come? Non può? no. Non lo so, gliel'ho scritto. Allora vuole fare prima una partita per il riscaldamento? Ah, ok, non lo sapevo. Ah, non ci può fare con le leggende? C'è problema, Cosa? cioè massimo tra le leggende, vabbè, non ne uso, non c'è problema. Nella Champions, papi. Ok, quindi non lo Bellissimo. sapevo, vabbè, niente, Nesta, mamma mia. mi metto Nesta, Shevchenko e Kakà. O Pirlo a centrocampo. Ora O vediamo, vediamo. Sedor, sto No, credo che Blasi, no, credo che no. Inzaghi, un Che po' condizioni abbiamo stasera? Ottime, direi. Temperatura gradevole, niente nuvole, solo una leggera brezza che anzi, siamo certi, i giocatori in campo apprezzeranno. Insomma, davvero una splendida serata. Un clima perfetto per giocare a calcio. Clima che si riflette anche sull'atmosfera sulle tribune. I tifosi festanti e gioiosi, infatti, sono arrivati in massa. Lo anzi, Spotify mi porto Campus stringe canne. ancora una volta il vestito delle grandi occasioni. I colori Shevchenko. blaugrana salutano l'ingresso in campo dei giocatori. L'arbitro ha già dato il via alle danze. Barcellona e Milan. Prova a imbeccare lo scatto sul fondo. Luca, secondo te quale giocatore potrebbe rivelarsi fondamentale in questa partita? Ciao, Fabio, ehi. non può che essere la pulce. Ma sì, Ciao. è un Intanto 1-0. gol di rigore. Non potevano desiderare niente di Messi. partita migliore di questo. Un gol nei primi minuti Ehi, se segnato mi hai dal portato giocatore bene, hai singolo visto? ti Sei dà la entrato credibilità tu, ho per il resto fatto del il gol. gruppo. Aspettato a te. Adesso per gli avversari è tutta in salita. È chiaro che il portiere non l'ha vista partire. Direi che la difesa gli ha ostruito la visuale. La palla si è infilata nel varco aperto dei difensori. E la partita inizia alla grande, subito gol. Gli avversari possono tirare un sospiro di sollievo, visto che hanno buttato al vento un E contropiede si è fatto una favorevolissimo. risata perché gli ho detto che aspettava lui per segnare. C'è Messi? Achille non c'è, è a Cerca il spasso. movimento dei suoi in profondità. Poteva essere un'azione importante, difesa però ben posizionata. Vede libero il compagno. Tutto bene fino però all'ultimo passaggio. L'avrebbero dovuto capire che di lì non si passava. Mancava proprio lo spazio. Palla
Mbappé. Lewandowski. No. Roberto Carlos. De Bruyne. Messi. Cross in arrivo. Passa il pallone, però male. Intercetta il pallone dopo una lettura magistrale. Il passaggio forse era un po' telefonato, ma resta l'ottimo posizionamento difensivo. C'è il cross. Cerca il passaggio, ma non trova la precisione. Cross in arrivo. Spazza via senza però. Prova a tirare. Non si passa! Di nuovo in possesso, ora possono riprovarci. Palla al centro. Una spazzata che si stava rendendo sempre più necessaria. Guardio, parata di Donnarumma. Ha messo la prova al portiere. Poi c'è il problema. In quanto si tira da lontano. Un intervento da manuale. Dell'incontro, i difensori sono pronti a salire. Dai, dai. Vediamo se riescono a sfruttare. C'è il colpo di testa. Fuori di poco, sfortunato. Akanji. La conclusione Akanji. Avrebbe potuto impegnare il portiere. Ci prova con un pallone profondo. Ho sognato. Fa male i calcoli. Il pallone non passa. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. Bello sul cross Messi. Complimenti. E ha sognato. Messi. E per questo gliel'ha perdonato. Efficaci. Era al posto giusto, un bell'anticipo. Il portiere la spedisce su. Gioca con un pallone lungo. Errore qui, pallone sprecato. Oh! Dai! Prova a verticalizzare. Pallone interessante, in verticale. Io lo giro, la liscia. Ma mi prende in faccia con te e qualche volta. Intercetta il pallone e ferma un'azione che rischiava di diventare pericolosa. Vede lo scatto e cerca la profondità. Qui può partire il contropiede. Se ne va. Rigore! È rigore! Fondamentale possibilità di segnare il rigorazzo. Il portiere adesso proverà a parare. È l'unico modo per cercare di tenere in partita i suoi. Non sbaglia Messi. 2-0. Ha trattato il rigore come una formalità. Non si è fatto emozionare né distrarre. Dimmi amore. Il portiere non ci è andato nemmeno vicino. Veramente un ottimo rigore. Per salvo. Cosa sta? Per salvo. Sì. Prova a scavalcare avversari con una palla lunga. Pericolo. È un grande riflesso qui. È stato splendido l'intervento del portiere. Sembrava aver sorpreso il portiere, ma lui ha risposto con un intervento d'applausi. È riuscito a passare. Palla in avanti verso il compagno. È libero e può cazzare. Attenzione al tiro. Bello. E che cazzo è tu? Il primo tempo è l'ideale per andare sereni negli spogliatoi. Una giocata sontuosa. Come ha controllato quel pallone, Luca? Che classe! E poi il tiro mica male, eh? Si ricomincia con un solo gol di scarto. Questo gol cambia gli equilibri della partita. Ora l'inerzia della gara è tutta a loro favore. Prova a darla profonda nello spazio. Cerca lo spazio con il pallonetto. E non c'è modo di aggirare il difensore. È stato un bel 2-1 al primo tempo. Dopo un primo tempo divertente, il risultato si è attestato sul 2-1. L'impressione è che questa gara abbia ancora tanto da raccontare, soprattutto se la seconda frazione di gioco dovesse riprendere così come si è conclusa la prima. Non dovremo attendere molto per scoprire come andrà a finire. La gara è ancora senza un vero padrone. Le compagini hanno entrambe dimostrato di poter arrivare in porta, ma il prossimo gol potrebbe dimostrarsi davvero pesante.
Dai, dai. Un primo tempo è andato. Calcio con attacchi frizzanti e un solo gol di scarto tra le due formazioni. Un vantaggio di misura che dovrebbe quantomeno garantire una seconda frazione di pace. Tutto dunque ancora da decidere ed entrambe le squadre approfitteranno per riordinare le idee. Prime fasi della ripresa già in corso. I due allenatori schierano di nuovo in campo le stesse formazioni. Se mi segna Roberto Carlos si detesta. Era vinto. Neymar sceglie di andare per vie verticali. Intercetta il pallone, ben fatto. Lancio lungo del portiere. Roberto Carlos. Pedri prova la giocata in verticale. Ha cercato la giocata nello spazio, ma non via via. Occasione per il contropiede. Il pallone per Neymar. Sospiro di sollievo sugli spalti e sono sicuro anche in panchina. Sono riusciti a fermare un'azione decisamente pericolosa. L'allenatore tira un sospiro di sollievo, ma in cuor suo deve essere un po' allarmato per la facilità con Pedri. Pallone fuori davvero di pochissimo, gran peccato. Fa parte del suo repertorio, ma stavolta il tiro non è stato all'altezza della sua fama. Si trovano a loro agio nello stretto, buona serie di passi. Colpisce! Una bella giocata nello spazio. Giocata nello spazio, in profondità. Neymar prova a superare la difesa, qui deve tirare. Va in rete. Vantaggio di due gol. La partita 3 a 1. Bebè. Mbappé ha effettuato un ottimo inserimento. Passaggi come questo diventano letali se c'è un compagno che ci crede e scatta con il tempo giusto. Due gol di distacco che hanno sparigliato le carte in tavola. La rete ha davvero spostato l'equilibrio della gara e ora anche il pubblico spinge per vederli chiudere la partita. Il passaggio aveva i tempi giusti, così come il difensore. Mbappé, pallone interessante, in verticale. Può cercare il taglio in mezzo e passa. Con grande parata su una palla insidiosa. Opportunità di ripartire. Prova a imbeccare lo scatto sul fondo. Si ferma qui la manovra. Sventa l'attacco senza sforzi apparenti. Sapeva già tutto e anticipa l'avversario. Si è fatto trovare pronto, reattivo. Ottima scelta di tempo. Cross di Robertson. Decide di non rischiare. Dimostra una calma olimpica nel suo intervento. Pedri si mette in mezzo e sventa i piani degli avversari. Roberto Carlos cerca il passaggio ma non trova la precisione. Dicevi che salvo tutti. Ha perso. Vero? Vede lo scatto e cerca la profondità. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Anticipa la traiettoria del pallone. Scampato pericolo. Da quello che ho fatto giù. Messi. C'è spazio da sfruttare in verticale. Non l'ho fatto giocare. Arancia in orbita. C'è l'opportunità per il contropiede. Non ha avuto fortuna con il suo suggerimento in profondità. L'idea del passaggio era giusta, gli è mancata la sensibilità nell'esecuzione del gesto tecnico. Joao Cancelo ci prova con un pallone profondo. La difesa lo chiude senza tanti complimenti e riconquista la palla. Provano a partire in velocità. Neymar sceglie di andare per vie verticali. Palla di nuovo per Mbappé. Questa era un'ottima occasione per aumentare il vantaggio. Comunque ce l'ha saputa. Sapeva che il gol avrebbe tagliato definitivamente le gambe agli avversari. 70 qualcosa, mi pare che faccio i campi. 79. L'ho appoggiato? C'ho un leggero
sbagli proprio. Cambio di giocatores en el Barcelona. El dorsal 7. Cercherà il compagno el meglio piazzato, vediamo come va a finire. Serán sustituidos por el dorsal 20. Si fa trovare pronto e allontana il pallone. Se va a llevar a cabo un cambio. Il pallone ha superato la linea, rimessa laterale. No, a lui. Va alla ricerca di un compagno davanti. Tira. Che palo? No, il pallone. E prova a crossarla in aria. Un recupero provvidenziale. Che anticipo, sembra quasi prevedere il futuro. Giocata difensiva di grande spessore. Pedri, autore di una rete in questa partita. York riceve il passaggio, supera il diretto avversario, può colpire, attraversa, palla, allontana la palla. La palla è ancora loro, riprende l'azione d'attacco. Kimmich, c'è Messi, il Milan al calcio di punizione. Prendiamoci un palla a centrocampo, grande Messi. Quando dici tu la sai nascondere la palla, eh? Mbappé riceve un pallone interessante. Passa il pallone però male. Scusa 4-1, intervengo da San Siro, anzi da Camp Nou. Perfetto, sono movimenti ripetuti mille volte in allenamento, ma eseguirli alla perfezione in partita, beh, innanzitutto non è facile. Bella, 4-1. Una grande prestazione offensiva. Hanno messo senza leggende. Questo per loro è un giorno di festa. A mio compare questo. È stato una partita fantastica e viene premiato come migliore in campo. Per concludere l'analisi, a te invece che partita è sembrata? Il gol iniziale è stato decisivo. Per loro l'incontro si è messo subito bene e gli avversari non hanno avuto la forza di rimontare lo svantaggio. Ci resta solo il tempo per ringraziare i telespettatori che sono stati con noi. Al commento tecnico c'era Luca Marchegiani, che ringrazio. Un onore per me. Saluto e ringrazio il pubblico da casa. Oh, dai, eh. Vabbè. Cosa ho preso? Cioè io ho preso un pallone attraverso, stiamo 2-1. Mi sto toccando palla. Vabbè, io mi riesco da parti, papino. Perché, amore? Perché c'è... non lo so. Aspetta, devo rimanere. Sto facendo la partita di ritorno. Ah, due partite devi fare. Sì. Allora mi porto intanto, tanto per gradire. Ah, vero, perché mi porto Cannes. Intanto. Poi mi porto il re dell'est. Anzi, Nesta. Un palo! No, basta, palo, traversa, palo di nuovo. No. Io lo so, 2-1 per lui, sta partita la perdo. Due palle, una traversa. Così, contropiede. Che ti prendi, Nesta, Khan e Shevchenko? No, più forte palla. Guarda lì. Melina. Napoletano. No, proprio mi fa Melina, mi fa. Che ho preso tre pali, ho preso. Melina fa. Melina. Va bene.
Cioè, ma gli passa lo sto sotto le gambe il giocatore. Bello, dai. Va bene, a giro, Gullit, a giro, Gullit, basta. Vabbè, papi, io abbandono il parco. Ok, amore. Ciao. Ciao, Ciao, amore. ciao, ciao a tutti. Ciao, Ace. Leone. Ciao Leo, ti ha salutato Ace. Ace, se vuoi puoi entrare in party. Non è un problema. Adesso ci facciamo il ritorno. Vediamo, ho aggiunto tre leggende, ho aggiunto Khan, Nesta e Shevchenko, giustamente. Non è male come. Proviamo la coppia Nesta Guardiol. Un caloroso saluto a tutti voi. Le previsioni meteo avevano promesso bel tempo e a quanto pare hanno indovinato. Cielo sereno e terso stasera, nemmeno l'ombra di una nuvola. Condizioni perfette per una bella partita di pallone, sia tra amici che a questi livelli professionistici. I giocatori insieme ai tifosi vorranno vedere i loro sogni volare alti verso il firmamento di questa splendida serata. Accompagniamoli. Lewandowski! Si era creato una buona occasione col dribbling, però non l'ha Occhio a concretizzata. leva, Si è occhio liberato a dei leva. rimedi dallo specchio della porta davanti a sé. Avrebbe potuto fare molto meglio da quella posizione. Una spazzata che si stava rendendo sempre più necessaria. Ci prova con un pallone profondo. Pericolo sventato, adesso possono ripartire in velocità. Da una parte all'altra del campo. Di certo non ci si annoia. De Bruyne. Pallone interessante in verticale. Prova a superare la difesa con un filtrante. Brutta questa transizione, Fabio. Hanno avuto l'opportunità di trovarsi in superiorità numerica e fare male, ma l'hanno sciupata. Vede lo scatto e cerca la profondità. Fa male i calcoli. Il pallone non passa. La giocata troppo corta. Il suo sguardo di scusa al compagno dice veramente tutto. Palla in avanti verso il compagno. È attento e allontana senza problemi. Passaggio splash, Shevchenko! Shevchenko! È il loro secondo corner del match. Ancora zero per gli avversari. Direttore di gara concede Ci stava un pezzo arrivando, di rilievo Sceva. divertente. Ancora nessuno per i rivali. E riesce a spazzarla via. Bella azione sulla corsia di sinistra. Nasconde il pallone all'avversario con una magia. Cerca il traversone. Spazza via. Errore qui, pallone sprecato.
occasione per il contropiede e sbaglia malamente il passaggio, inguardabile, che peccato. Qui può partire il contropiede, scavalca la difesa con un pallonetto, si ferma qui la manovra. Ciao Jean, siamo in live. Dentro il pallone, ah, sì, live. Sì. Intercetta il pallone dopo sto, sto facendo la, la partita del torneo. Ottima scelta, ah, di tempo. No, non c'è problema. Anzi, fai compagnia. Come si è messo col torneo? Adesso sto facendo il ritorno, la prima l'ho vinta. Quella, quella della Champions, questa. Messi ha visto partire il pallone, Champions League, Champions League. Ma poi non è riuscito a fare niente. Ma mi sei facciato anche Silvio, ma non... No, non è entrato Silvio, ha scritto in live. Ho visto questo PS4. E allora sta giocando posto. Che anticipo, sembra quasi prevedere il futuro. Giocata difensiva di grande spessore. Prova a darla profonda, nello spazio. E io ritorno su Diablo. Diablo 3. Ieri sono morto. Eccolo il leva! Ha sbloccato il leva, assist di Sheva. Guarda Fabio, come se fa anche lì, ancora prima di colpire la palla, sì, avesse già in mente. Bella coppia Sheva, Sheva Lewandowski. Si ricomincia dall'1-0. Io pensavo, non sapevo che si potevano mettere leggende. Infatti la prima l'ho giocata senza leggende. Ah, invece sulla Champions si può? Sì, tre leggende si possono mettere. E io ho messo Khan, Nest e Sheva. Penso che... La parte sia giusta. Penso che sia abbastanza. È bravino, questo è bravo. Sì, sì, bravino. Un po' sfortunato. Ha uno stile di gioco, cioè... Sì, sì, no, gioca a calcio, sì. Gioca e ci prova a giocare a calcio. Possibilità di contropiede, hanno tutto il campo davanti. Esatto, non come quelli che conosciamo. No. No, ma qui in questo gruppo dove siamo, che facciamo questo torneo, la maggior parte, quasi tutti giochiamo. Vanno a giocare tanto. Sì. Grandissima lettura, riconquista il pallone. Si è fatto trovare pronto, reattivo. Ottima scelta di tempo. Kimmich. Avete fatto la live di Fortnite? Stamattina, sì. Sì, stamattina con le... Sono arrivato in prima anche stamattina. Sì, alla fine ci sono arrivato con la squadra senza leggenda. Ho fatto la seconda, ho fatto un pezzo della terza. La seconda divisione, tutta con la squadra della leggenda, senza leggenda. Con la squadra del torneo, diciamo. Mi ha fatto arrivare addirittura alla seconda con 9 partite. Una sconfitta solamente. Prova a imbeccare lo scatto sul fondo. Roberto Carlos, palla tagliata bassa. Ah, Khan, poco fa ho giocato con Donnarumma. Cercherà il compagno meglio piazzato, vediamo come va a finire. E va a colpire di testa. Meno male. Occasione fallita, è stato sfortunato qui. Show. Cerca il movimento dei suoi in profondità. Neymar resiste e conserva il pallone con caparbietà. Ci prova con Balti, parata di Donnarumma. Lewandowski 2-0. Si è andato la live? 2-0. La partita si mette in discesa. Povero portiere qui. Sono Lewandowski, ma non poteva fare nulla sulla ribattuta. Ottimo senso del gol qui. Ha capito che il portiere avrebbe respinto ed è piombato sulla palla. Come clocca, come clocca. Sì, questo showtime, tanta roba. Ma nel 23, cioè veramente, mi faceva pena. Cioè, detto come minchia, c'ho un Lewandowski. Showtime, con 98 di penalizzazione, com'è che non funziona? Stavo impazzendo. Poi è arrivato il futuro 24, un altro giocatore. Sì.
2-0 in attacco tanti giocatori sono stati fatti. Già questo. Mamma mia. Si parte per la seconda frazione di gioco. No, sbaglia. Mamma mia. Il portiere la calcia lontano. Guarda che passaggio che fa qua. Per recuperare la palla, però non c'è fallo. Una bella giocata nello spazio. Rodri. Messi. Pedri. Prova a superare la tenta. Bello. Bello, la traversa ha preso lui. Mi dispiace, è sfortunato. Dispiace, no, non mi dispiace, però. Pedri. Sembrano aver eretto un muro in difesa. Capisce tutto e interviene con sicurezza. Allarga il gioco a destra. Ecco York. Supera il diretto avversario. Ecco un pallone in avanti. Shevchenko. E tira. Ecco il tiro. Tira. Com'è che non tira quello? È riuscito a leggere tutto in anticipo e si è portato nella posizione giusta per intervenire. Un tiro. Una giocata che vale quanto un gol. Palla persa. Gli avversari sono molto organizzati in fase difensiva. Iniziativa promettente, ma gli avversari hanno fatto buona guardia. C'è l'opportunità per il contropiede. Grande movimento nello spazio. C'è il cross. Pallone interessante. Sì, 7 meno un quarto. Vede lo scatto. 7 meno un quarto. Passa il pallone, però male. Prova a calciare. Qua sembra che faccia temporale. De Bruyne, opportunità di ripartire. Gioca Cancelo. Ciao Wade. Max, buona partita. Stai guardando? Ciao. Benvenuto nella live. Pedri. Ciao a tutti, ciao. Iscrivetevi al suo canale, mi raccomando. E della Stace e le Burneo. Ma resta l'ottimo posizionamento. Tutta la cricca, tutta la cricca. Un po' vado a vedere il Milan. Io pure. Finisco la partita. La mette sulla sinistra. Siete un esempio di questa modifica che ho fatto alla squadra, si possono mettere leggende. Provano a partire in velocità. Tre leggende si possono mettere. Sì, tre leggende. Non lo sapevo, infatti la prima l'ho giocata senza leggende. Ah, non lo sapevi? No, io completamente, non l'avevo letto. Infatti io ho scritto a lui e ho detto devi togliere le leggende. Ho detto no, te ne le posso mettere. Vabbè, ok. Giocata difensiva di grande spessore. Qui può partire il contropiede. Cerca passaggio, metto, ma non trova la mi piace, ecco. Che anticipo, sembra quasi prevedere il futuro. No, qua largo a Messi, perché centralmente. Ottima scelta, ecco il filtrante. Bravino questo, non è fastidioso in avanti. E lui sarebbe nel campionato, in squadra? Sassuolo. E il portiere fa suo questo pallone in mezzo. Ah, c'è la maglia del Barcellona. Prova a darla profonda nello spazio. No, sto facendo l'aggiornamento di Apex perché oggi è martedì. Shevchenko! Non sbaglia. C'è l'evento e hanno fatto l'aggiornamento. Sta copiando l'aggiornamento, quindi fino a quando. Un tiro incantevole. Giocherò stasera. Non lascia scampo al portiere.
sono movimenti ripetuti mille volte in allenamento, ma esegui Shevchenko! Shevchenko! Il portiere di nega risultanza! Minchia, se ne salta lui qua. La palla verrà rimessa in gioco. No, me l'ha parata questa. Ah, te l'ha parata questa. Sì, me l'ha parata. Leva sopra la traversa. Comunque una bella coppia, eh? Se avete sia Sheva che Leva, metteteli insieme ed è una cosa. Ottimo pallone in profondità. Occhio al tiro. E no, parata manuale. È frustrante, lo so, Gugi. Allora se ci posso fare. Passaggio filtrante. Arrivi una volta in porta e non segni, poi diventa pure frustrante. Errore qui, pallone sprecato. Ah, ma subito andate ritorno lo state facendo. Sì, sì, una volta che l'ho beccato. Intervento deciso. Mi tolgo il pensiero. Avrà un minuto di Messi. Da avanti Messi, che gliela dai? Il direttore di gara fisica 3-0. È finita. Una 4-1 e 3-0. Le caratteristiche giuste, intensità, qualità offensiva, concentrazione, ha funzionato tutto. Lewandowski è stato giustamente votato come migliore in campo. E invece gli sta suonando di questa gara qual è, Luca? Abbiamo assistito oggi a un capolavoro tattico. Ah, Salernitana, Luca. Molto corta. Questo ha permesso di aggredire l'avversario e una volta riconquistata palla, ripartire con grande efficacia. La nostra telecronaca termina qui. Un grazie a Luca per avermi affiancato nella telecronaca. Grazie e un saluto anche da parte mia a chi ci ha seguito da casa. Bella Tiziano. A Tiziano? No. Ah, Isegin. Vi saluta Leo. Ciao. Io come ho detto, bella Tiziano, lui salutameli. Ho detto chi è Tiziano? Dici no. Si chiamano Tiziano questo. Non mi scrive, si sarà offeso. Me ne faccio una ragione. Mercato riaperto, mercato chiuso. Ma hai capito sta cosa del mercato tu? No, infatti gliel'ho scritto che non l'ho capita, ma ha detto che ora non si può fare niente che ha chiuso il mercato. E adesso ha scritto che il mercato è riaperto, in questo momento. Io penso che tu puoi, cioè da quello che ho capito io, che adesso noi possiamo entrare e fare delle offerte per i giocatori che vogliamo. E se le offerte non vanno bene? Dove lo fanno? Ah? Penso che... Perché penso che con i più forti, con i giocatori più forti andremo tutti su quelli, perciò faremo una nostra offerta su quelli, se magari se lo piglia un altro, io non lo piglio, come funziona poi? Infatti io le scrivo, ma come funziona l'asta qua? Scrivo, mai fatta busta chiusa? No, io nemmeno, è la prima volta, io sinceramente... Vediamo se mi risponde, ho detto, ma come funziona l'asta mai fatta a busta chiusa? Comunque equilibrata è stata, 14 tiri, 10 in porta io, 4 tiri, 1 in porta lui, 55% possesso palla. Bella, mi piace la squadra. Contro la gente. Ciao Riccardo. Anche la classifica del campionato non è neanche ancora aggiornata. No, vabbè, quella la aggiornava di solito, l'anno scorso la aggiornava la domenica, una volta che facevamo tutte le partite e poi le aggiornava tutte insieme. Mi ha risposto buona Massimo. No, è carina sta cosa, anzi c'è lui che perde, si prende la briga, ci perde il tempo.
tipo, sto vedendo che ci sono tante, tipo qua nella Champions League, tante gironi dove non ci sono le squadre, quelle. Sì, quella cosa non l'ho capita io sinceramente ancora. Aveva fatto mandato di mandargli la foto della seconda partita della mia divisione. Io gli ho mandato quella, me l'ha considerata quella. Però dico, tipo, se tipo uno vuole entrare per fare solo la Champions, tipo l'Ebus, dice ok, la voglio fare, non può entrare e prendere lui una squadra di questi. Non lo fa entrare? Non lo so, gli si può chiedere. Lo chiediamo, Ebu, tutta la quella vuoi fare, Qualcosa? questo torneo della Champions? Con che squadra? No, con la tua base puoi Con usare la solo tua base tre contro il leggende. leggente, quella che usi tu, del Dream Team. Puoi aggiungerci qui, puoi giocare contro la gente. L'altro è pieno, non ci sono squadre disponibili, ma qua nella Champions ci sono. Anche in Coppa Italia volendo potrebbe entrare, se Anche in vuole. Coppa Italia potrebbe entrare, Se volete, lo trovo. esatto. Gli scrivo all'amministratore. Aspetta. Aspetta, gli scrivo adesso subito. Comunque, aspetta che chiudo la live. Salutiamo a tutti. Allora, li date voi i vostri nomi che li conoscete meglio dei vostri canali. Allora, il canale di The Last Ace, Le Burneo e di 800A. Perfetto. E ci aggiungiamo lo sciacallo Esatto. e Un un presidente. presidente. Un bacione a tutti, dai. Ci sentiamo alla prossima. Ciao. Ciao, ciao. Ciao.